Aldo Capasso, veneto di nascita, maltarese di adozione, morto all'età di 88 anni nella città ligure del Vetro, è stata una figura di primo piano nel pensiero e nella letteratura italiana. Durante la sua vita ha avuto al suo fianco numerosi premi Nobel, come Gabriella Mistral, Montale, Quasimodo, di cui fu il primo critico, per non parlare poi di Luigi Pirandello, Ada Negri, De Pisis e poi Ugo Gallo, Davide Laiolo, Giorgio Caproni, da lui stesso scoperti. Il suo lavoro attraversa più di 60 anni del Novecento, attraverso saggi, poesie e riconoscimenti ricevuti in patria e all'estero. È stato sposato dal 1970 con la poetessa afro-caraibica Florette Morand e da 4 anni proprio la moglie organizza il Memorial Capasso, dove opere di numerosi artisti liguri accompagnano, appunto coi quadri e con le poesie, il percorso umano e artistico della grande figura altarese. In questi giorni la mostra è visibile nel Palazzo della Provincia, sino al 1° maggio. Un uomo meraviglioso, un artista molto sensibile, un erudito preparatissimo e uno scopritore di talento. Ha scoperto Giorgio Caproni, David Laiolo, Ugo Gallo e tanti altri. È stato all'inizio della carriera di Trecani e di Fabri l'uomo che ha lottato nella giuria del premio Vado Ligure per far ottenere a questi sconosciuti e giovani artisti il loro primo premio di pittura e di scultura.